Mi hanno lasciato solo e devo trovare il fiore bianco e puro. Dove sarà mai? È questo il fiore bianco e puro? Ora mi ricordo tutti quanti. Sono i fanciulli delle acque del ristoro e ricordo che cercavo una girandola bianca e pura. Una girandola per quel bambino. Ehi, posso chiederti un favore? Cosa? Puoi farmi scomparire? Non ti seguo. Ti conosco. Sei uno shinobi, vero? I monaci dicono che gli shinobi facciano scomparire le persone. Come se non fossero mai esistite. Perché lo vorresti? Perché nel posto in cui andrei ci sarebbero tutti quanti. E così potrei vederli. Dopotutto, occuparmi dei bambini è compito mio. Lo puoi fare, vero? Va bene. Grazie! Grazie! Sono pronto. Ma ho anche un po' paura. Però sì, fallo. No, no, non è vero. Quell'uomo ha un'aria un po' losca, lo so, ma è un bravo uomo. Kotaro. Eh? Oh, sei tu! Ce l'hai fatta, meno male. Ehi, guardate tutti, c'è anche il signor Shinobi. Ah, bambini, salutatelo come si deve. Eh? Giusto.
Tu non li vedi, vero? I bambini del ristoro. Sì, tu non li vedi, ma ci sono. Sono adorabili. Allora, devo proprio ringraziarti. Prendi questo. Grazie, grazie tante. Shinobi dell'Erede Divino, sei il benvenuto qui. Shinobi dell'Erede Divino, questa volta il riso è cresciuto rigoglioso. Ora, tendi la mano. Per favore. Donaci la grazia di un ricco raccolto. Grazie. Questo riso è molto prezioso. Se dovesse servirtene altro, ritorna. Arrivederci, Shinobi dell'Erede Divino. Che il raccolto ti sia abbondante. Ovunque ti porti il tuo viaggio. Oh, Shinobi dell'Erede Divino, aspettavo il tuo ritorno. Ti chiedo scusa, il riso non è ancora pronto, ne darò dell'altro. Grazie della visita. Shinobi dell'Erede Divino, aspettavo il tuo ritorno. Ti chiedo scusa, il riso te ne darò del... Grazie della visita. Shinobi dell'aspet... Ti chiedo scusa. Grazie della visita.
Anche tu hai il mal del drago. Fanciulla divina. Non sforzarti di parlare. Prenderò un campione del tuo sangue.
Shinobi, aspetta. Prendi questo riso. Grazie. Donaci la grazia di un ricco raccolto. Hai la mia gratitudine. Certo. Il riso è una risorsa preziosa. Ricorda di masticare per bene prima di deglutire. Grazie della visita. Felice che tu sia qui, Shinobi dell'erede divino. Qualcosa non va? Non è niente di serio, ma soprattutto il tuo riso. Aspetta, non hai un bel aspetto. Riposa. Sì, capisco. Cosa posso fare? In che senso? Posso procurarti qualcosa? Beh, allora vorrei mangiare un loto. Va bene. Sei venuto a trovarmi, Shinobi dell'erede divino. Ho trovato un loto. Mi hai davvero portato un loto? Mangialo. Sì, grazie. È dolce e saporito. Bene. Shinobi, tendi la tua mano. Ma... non hai bisogno di esitare. Tendi la mano. Va bene. Un ricco raccolto per te. Ti ringrazio, Shinobi dell'erede divino. Il raccolto è ricco grazie al lato che mi hai portato. Vorrei che ne dessi anche all'erede divino del retaggio del drago. Lo farò. Shinobi dell'erede divino, sei il benvenuto qui. Arrivederci, Shinobi dell'erede... Lupo, sei tornato. Sì, ho qualcosa per voi, Lord Kuro. Qualcosa per me? Ecco qui. Questo è... riso. Sì, la fanciulla celeste del Tempio Senpo mi ha detto di darvelo. Davvero? Allora gliene sono grato. Si direbbe riso buono. Ogni chicco luccica. Quando lo si morde, ha un sapore dolce. Morde? Lupo, il riso è molto più buono cotto. Mio sire. Dunque, ti piacciono i dolci? Mangio qualsiasi cosa. Quindi non ti dispiacciono i dolci? Bene, ti preparerò qualcosa di buono. Qualcosa di buono? Pazienta, aspetta e vedrai. Ti preparerò qualcosa di... qualcosa di buono? Stai andando via, Lupo, conto su di te. Mio sire. Scusa se ti ho fatto aspettare, Lupo. Bene, ora tendi la mano. Mio sire. Che cosa... Mochi alla zucchi. Li ho preparati con il riso della fanciulla celeste. Mangia, non fare complimenti. Molto buono. Decisamente. Decisamente. Com'era il mochi? Era delizioso. Ci scommetto. Mi è sempre piaciuto preparare dolci, fin da bambino. Mi intrufolavo sempre nelle cucine, nella tenuta irata. Forse un giorno, se avrò l'occasione, aprirò una casa da te. Non è facile farli meglio di così. Ma bravo, Kuro. Thank you.
Cosa succede? Sono felice che tu sia qui, Mastro Lupo. Ne ho ottenuto uno. Un campione di sangue. Vediamo, la colorazione è molto simile a quella dello scultore. Il colore è solo lievemente alterato, ma... cosa significa? Hai abbastanza sangue? Credo di sì. Lasciami proseguire le mie ricerche sul mal del drago. Al nostro prossimo incontro avrò di certo scoperto qualcosa. Puoi contarci. Ora continuerò la ricerca sul mal del... Ti stavo aspettando. Hai fatto progressi? Sì. Ho trovato risposte. Il mal del drago deriva da una stagnazione del tuo sangue. E cosa lo fa stagnare? Il sangue dispone di una quantità limitata di potere. Poniamo che tu l'abbia esaurito e poi tenti di risorgere nuovamente. La resurrezione avviene lo stesso, ma deve attingere a un'altra fonte di potere. Cioè quelli che hanno il mal del drago? Credo di sì. Per chi ha il mal del drago, tutti noi possediamo una forza vitale che ci consente di vivere e agire come esseri umani. Nel loro caso, gli è stata sottratta e il loro sangue è stagnante. Si può curare? Sì, restituendo ciò che è stato preso. Ecco fatto.